Cosa sono le stablecoin, rischi e opportunità? Le stablecoin sono dei token che tendono a replicare il valore di una valuta fiat, per esempio dollaro, euro, yuan cinese e così via, o in alternativa possono anche replicare il valore di, di beni fisici come oro o argento. I tipi principali di stablecoin sono quelle fiat collateralizzate, quindi token che vivono su blockchain e rappresentano delle valute bloccate in un conto corrente. In questo caso però noi non abbiamo l'accesso al conto corrente, dobbiamo fidarci di quello che l'emettitore ci garantisce. In alternativa quelle cripto collateralizzate ci permettono di ispezionare effettivamente il comportamento di queste stablecoin per vedere se effettivamente si comportano in modo adeguato. Questo video è realizzato in collaborazione con Cryptonomist e in descrizione trovate un ultimo articolo dedicato alle stablecoin. Esistono molteplici tipi di stablecoin, sul sito LonScan è possibile vedere alcuni tipi di stablecoin e la loro rendita che possono dare se bloccate in un certo tipo di, di smart contract. Anche se queste stablecoin tendono tutte a valere quasi un dollaro o circa un dollaro, a seconda dello smart contract che noi andiamo a depositarle possiamo avere un interesse molto diverso. Questo perché si tratta appunto di eh, progetti diversi e eh, di smart contract con caratteristiche diverse. Vediamo qualche rischio che eh, potrebbero avere queste stablecoin. L'oracolo è un componente che esiste nel mondo reale e informa la blockchain sulla su quale la stablecoin è stata realizzata quanto vale il token che, che pretende di eh, rappresentare. E ovviamente le domande che dobbiamo porci sono chi gestisce questo oracolo e quale incentivo ha nel gestire questo oracolo. Secondo punto, quello di bug e censura. Le stablecoin si appoggiano su una blockchain esistente che può essere appunto Ethereum, IOS o altre blockchain. E quindi, essendo un software che si basa su altro software, eh, potrebbe avere dei bug causati dalla blockchain, diciamo nativa, eh, e in aggiunta i bug causati dallo sviluppo dello smart contract. In alcuni casi, abbiamo anche delle garanzie minori rispetto a una criptovaluta eh, normale perché eh, alcuni smart contract di stablecoin implementano dei metodi che permettono all'operatore di questo smart contract eh, di congelare o distruggere dei fondi appartenenti a un certo indirizzo. Per fare un esempio, questo è lo smart contract di eh, Tether USD e eh, nella tab Write Contract è possibile leggere tutti i metodi che possono essere chiamati dal proprietario di questo smart contract e come vedete c'è un add blacklist dove ha come parametro un indirizzo Ethereum e eh, sempre scorrendo questo smart contract è possibile leggere che c'è anche Remove Blacklist e eh, Destroy Black Funds. Quindi in alcuni casi anche se noi abbiamo dei token stabili eh, l'operatore di questo smart contract potrebbe teoricamente anche distruggere i nostri fondi. Questo significherebbe che noi avremo un quantitativo azzerato dei nostri fondi eh, su blockchain, però questo tipo di azione comunque lascerebbe una traccia sulla blockchain visibile a tutti. Per quanto riguarda l'oracolo, questo invece è un esempio di Synthetix, questa stablecoin ha diversi token sintetici ed è interessante vedere come eh, in modo periodico viene richiamata questa funzione Rates Update dove è possibile vedere appunto il nome degli asset che eh, sono presenti appunto in questo progetto e eh, i nuovi prezzi che vengono poi prestabiliti. Governance, se l'azienda o gli sviluppatori che ci sono dietro lasciano il progetto, che cosa succede? In questo caso bisogna valutare se il progetto eh, prevede che i token holders possono in qualche modo recuperare il progetto per dare un'altra governance. Un altro fattore da valutare, sempre per le stablecoin, è che eh, in alcuni casi chi è che paga le transazioni dell'oracolo per aggiornare appunto... Il valore di un certo asset nello smart contract. Spesso questo tipo di transazioni sono a carico della fondazione che c'è dietro. Questo significa che in alcuni progetti eh, l'oracolo, quello che appunto aggiorna il valore di un certo asset nello smart contract, eh, potrebbe essere centralizzato o comunque c'è un costo di transazione da pagare sulla blockchain per poter aggiornare i prezzi. Questo bug è stato aperto sul progetto synthetix dove appunto una faccenda nota e qui vengono discusse alcuni tipi di evoluzioni che questa stablecoin potrebbe avere. Un'alternativa proposta potrebbe essere quella di utilizzare un altro progetto che si preoccupa appunto di scrivere sulla blockchain di Ethereum il nuovo prezzo degli asset utilizzando più oracoli e quindi non solo uno. Un'altra questione da tenere ben presente è eh, alcuni problemi di sicurezza che ci potrebbero essere nelle stablecoin, per esempio la faccenda del front running, ovvero un certo bot potrebbe eh, sapere in anticipo il valore futuro che verrà scritto sulla blockchain dall'oracolo e quindi di conseguenza approfittare di questo tipo di eh, interazione. E, eh, un altro aspetto da tenere in considerazione appunto, è eh, la frequenza con la quale l'oracolo comunica la, alla blockchain il valore di un certo asset. Per quanto riguarda le opportunità, ce ne sono molteplici. La prima, quella più ovvia, è quella di poter fare pagamenti su blockchain senza aver paura delle transazioni. HTC ha realizzato uno smartphone che inizialmente era venduto eh, appunto su internet in cambio di un quantitativo fisso di bitcoin 0.15. Eh, ovviamente il fatto di fissare il prezzo per un oggetto in criptovaluta significa che eh, se la criptovaluta scende l'azienda che prenderà appunto il pagamento eh, rischia di andare in perdita e quindi di vendere un oggetto in sottocosto. Eh, viceversa, viceversa, se la criptovaluta di riferimento dovesse salire l'oggetto diventerebbe meno interessante da acquistare proprio perché eh, la criptovaluta è aumentata di valore. E eh, magari per lo stesso prezzo è possibile trovare degli oggetti a un prezzo più economico. Un altro vantaggio di avere un prezzo stabile in valuta Fiat è quello che, nel caso degli smart contract, è possibile fare degli automatismi che eh, hanno a che fare appunto con dei valori eh, comprensibili dalle persone e non dei valori di criptovalute che eh, per loro natura oscillano. E eh, un'altra considerazione interessante è che. Eh, Alcune stablecoin permettono di fare dei pagamenti molto piccoli, per esempio un millesimo di, di dollaro e questo tipo di micropagamenti che in alcune blockchain ha un valore più basso del costo di, di transazione e in alcune blockchain non c'è neanche il costo di, di transazione, potrebbe essere molto interessante per, che ne so, l'editoria, quindi poter creare dei paywall, dei sistemi per far pagare gli articoli delle cifre molto basse. Tramite un'estensione del browser. E l'altro aspetto interessante dei micropagamenti potrebbe essere la gamification. In alcuni videogiochi si potrebbe incentivare l'interazione dando all'utente dei, dei piccoli pagamenti oppure la possibilità di scambiare degli oggetti sul gioco utilizzando dei micropagamenti. E per finire, forse il caso d'uso che in questo momento sta avendo più successo è quello della DeFi, della finanza decentralizzata ovvero quello di imprestare i propri token in cambio di un interesse positivo. Questo molto dipende dalla stablecoin che andiamo ad utilizzare e anche dello smart contract nel quale decidiamo di bloccare la nostra stablecoin. E per concludere, eh, transazioni internazionali economiche immediate e questa volta anche stabili, eh, questo può essere molto interessante per aziende che hanno molto a che fare con eh, fornitori o clienti esteri e quindi per loro natura hanno bisogno di interagire con valute estere diverse dalla propria.